Oggi una fiaccolata della Croce Rossa, comitato locale di Castellamonte, una grande partecipazione. Sì, direi un buon risultato, è la prima edizione di questa Star Cree che facciamo per due motivi principali. Il primo perché quest'anno ricorrono i 160 anni dalla prima convenzione di Ginevra, 1864, e poi per noi a Castellamonte in particolare perché quest'anno sono i 40 anni più uno della ripresa dell'attività del locale comitato di Croce Rossa. E quindi sì, siamo contenti, ci sia stata una buona partecipazione sia da parte dei comitati vicini sia da parte della popolazione. È inserita tra gli eventi collaterali di questa 63esima edizione della Mostra della Ceramica? Assolutamente sì, e non a caso abbiamo deciso di partire da questo posto dove ci troviamo, che è l'Orto Sociale, che per il primo anno è stato inserito ufficialmente come punto espositivo della mostra. C'è quest'opera bellissima di fiori ceramici fatti da diverse realtà sociali del terzo settore lombardo, quindi non a caso per l'appunto partiamo di qui, luogo in cui la Croce Rossa è già attiva perché è inserita all'interno del patto di collaborazione per la gestione dell'Orto Sociale, quindi doppia felicità da parte mia per questa cosa. Per l'arrivo invece è stata scelta Frazione Spineto. Frazione Spineto perché Frazione Spineto è molto brava a fare festa, in questi giorni c'è la patronale spinetese, ringraziamo per l'appunto tutti loro che hanno deciso di collaborare con noi quando gliel'abbiamo proposto, quindi partenza a Castellamonte, arrivo a Spineto, tutti i partecipanti usufruiranno di uno sconto dedicato per questa fiaccolata e lì faremo festa, insomma mangeremo assieme, dopo cena ci sarà dell'intrattenimento musicale. Come mai una fiaccolata e non una semplice camminata o passeggiata? Diciamo che la fiaccolata è un po' una tradizione della Croce Rossa di tutto il mondo, perché ogni anno Solferino, nell'anniversario della battaglia di Solferino, che quindi rimembra anche la nascita ufficiale della Croce Rossa in tutto il mondo, si fa una bellissima fiaccolata da Solferino a Castiglione delle Stiviere e noi nel nostro piccolo volevamo un pochino emulare questa fiaccolata più famosa, però lo spirito, anche se in piccolo, è esattamente lo stesso. Una fiaccolata organizzata dal Comitato Locale della Croce Rossa, come è venuta l'idea della fiaccolata? La fiaccolata è venuta in mente perché quest'anno sono 40 anni del nostro Comitato Locale di Castellamonte, oltre a festeggiare anche i 160 anni della Croce Rossa italiana. La fiaccolata è venuta in mente giusto appunto per questo grande festeggiamento e soprattutto per riattivare sia per noi volontari della Croce Rossa, sia per i cittadini, la possibilità comunque di trovare uno spirito umano, uno spirito di fratellanza e giusto appunto di essere comunque tutti uniti per un futuro migliore. Questo è il nostro principio, quindi umanità, imparzialità e tutti gli altri principi che in questa serata serviranno giusto appunto per permettere a tutti di essere molto più uniti e di dare a tutti la possibilità di crescere, di migliorarsi sotto il punto di vista umano. Questo è il secondo evento che viene organizzato all'interno della Mostra della Ceramica, il primo era un concerto non organizzato dalla Croce Rossa, però comunque a favore del Comitato Locale Castellamontese e quindi anche questa fiaccolata, il ricavato andrà a favore del Comitato Locale. Assolutamente sì, un ringraziamento al Comune e a tutte le associazioni di volontariato di Castellamonte e delle zone qui circostanti. Un grazie particolare perché comunque il nostro comitato sta raccogliendo i fondi giusto appunto per acquistare questa nostra sede che ormai ci appartiene da un bel po' di anni, però diciamo che gli affitti iniziano a essere un pochino pesanti per noi e quindi
cerchiamo in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera di poter dare la possibilità alla nostra associazione di avere una casa nostra vera e propria, senza dover pagare poi gli affitti. Impegnativo come evento da organizzare? A ciascun partecipante una sacca, la fiaccole? Allora, per sviluppare questo evento è stato decisamente impegnativo, abbiamo sacrificato un sacco di tempo, un sacco di uomini, di volontari, anche perché non sembra, ma di lavoro dietro c'è, tra il creare il percorso, dare comunque la possibilità a tutte le associazioni di venire a darci una mano è sempre difficoltoso. Però ci siamo riusciti, quindi questa è la più grande soddisfazione sia per noi come Croce Rossa, ma penso anche per tutti gli altri volontari. E un ringraziamento anche al Comune, perché comunque ci ha dato una grossissima mano a sviluppare questo evento. Adesso vediamo se riesco a dimenticarmi. All'Associazione Nazionale Carabinieri, che ci ha aiutato tantissimo. Agli alpini di Castellamonte e del circondario. Agli AIB che ci hanno supportato in tutte le operazioni. Alla fanfara nazionale della Croce Rossa. Dove sono? Tutti quelli che hanno organizzato questa bellissima serata, lo staff, Fede, Andrea, tutti quelli che ci hanno lavorato, dove sono? Venite qua che vi pigliate l'applauso. Dove siete? Scappati, Martini. Scappati, lavorano nelle alberghe come tutti. Al consiglio direttivo di Castellamonte, eccolo qua, io non c'entro niente. Bravi. Adesso buona. Ale, vieni, sei in comune adesso. Al comune di Castellamonte, la città. Bene, adesso chi vuole bere gli alcolici deve cambiarsi. Buona festa a tutti, proseguiamo con il gemellaggio. Con l'organizzazione di Spineto, ente ricreativo spinetese, grazie Ale, proseguiamo la festa. Ci diamo appuntamento al prossimo anno e raddoppiamo i partecipanti. Grazie a tutti.